Venite qua, mettetevi di fianco a questo quadro che è considerato il capolavoro del museo, osservatelo bene, dopodiché cosa ne dite? Che qualche deficiente l'ha rovinato con un taglierino, si vede, porca vai, fatto tre sbreghi, è chiaro, non c'è controllo. Poi mi indigno, ci sarà un motivo perché mi indigno, fanno certo. Entrare chiunque, si riempiono le tasche di taglierini, fanno quello che vogliono, noi non facciamo niente. Voglio dire, un posso urlare al mondo la mia indignazione? Certo. Posso farlo? Quanta ignoranza! Bravo, quanta ignoranza ci vuole per fare una roba del genere, dai, un minimo ma di testa. Non capisco, se tu sei ignorante, rimani nella tua ignoranza, rimani certo. nella tua mediocrità. Ma invece sei invidioso, geloso e vieni qua dove ci sono persone che comunque si vogliono evolgere. Da che lato? A destra o a sinistra si vogliono evolvere? Ma ditemi dove sbaglio! Ditemi dove sbaglio e cosa posso fare? Ma niente Giacomo, ma tu anzi cavolo, ma tu sei bravissimo, sai un sacco di cose, le spieghi, avercene. Giacomino, esistono i cretini? Esistono i cretini, giusto? Sì. Certo. Purtroppo sì, e sono anche molto vicini a noi. Molto più di quanto molto non si di, creda. Più di quanto non si creda, bravo. Tu non ti sottovalutare mai, perché tu sei un diadema di questa società. Sì. È grazie a te che il mondo va avanti. Sì. È grazie a te che io oggi so qualcosa. Niente, però, questo è un altro discorso. Ditemi almeno chi l'ha fatto. Saperlo, vedi che calci nel culo gli davamo. Se lo beccavamo mentre altro lo faceva. Mica la prima altro volta che diamo calci nel culo. Abbiamo beccato una volta uno che rigava una macchina. Ascolta questa storia. Lui l'ha preso al volo, io da dietro, pam, pam. Tre insalate a calci nel culo. Prova a chiedergli a quello lì se ha intenzione ancora di rigare le macchine. Non lo fa più. Perché queste servono. Certo. Sì, ogni tanto servono. Ogni tanto, se non sempre, ma ogni tanto servono. Sì. Lucio Fontana. Ah, si sa chi è, ah, l'han beccato. Ah, beh, meno male, almeno uno, una volta. Allora la giustizia funziona. 10 anni gli devono dare. Ah, sì, e che cavolo. Prenderne uno per prenderne 100. Cioè, prenderne uno, prenderne 100. Prenderne uno per prenderne 100. Cioè, voglio dire, ci sono questi 100 che camminano a stormo. Adesso, voglio dire... Fra cretini si ritrovano e camminano tutti così, tutti a stormo così, come ogni tanto, come gli stormi proprio, no? Che si allargano, si stringono, no? Camminando, e danno anche fastidio da vedere, voglio dire. Poi c'è qualcuno che al centro dello stormo non riesce a respirare, ha bisogno di aria, allora si fa strada fino a che arriva nella zona limitrofa dello stormo e spinge quello che è già lì. E questo qui si perde dal gruppo e viene preso. Quindi, prenderne uno per non prenderne 99. Non credo che fosse così, però. È nato nel 1906. Un vecchio, eccolo lì. Ma porca vacca, ma lasciali lì a guardare gli scavi in strada che sono contenti. Ma sì, lì va la rispa che la tira su la roba, i tipi che vanno lì a operare, e lì passano il tempo e sono contenti. Ma perché li devi far venire qui che non c'è più la testa? No? Ma non lo so, voglio dire, allora se sei un vecchio perché sei tenero, hai bisogno di tutte le... No, voglio dire, no. Se tu sei stato un cretino da bambino, sarai un cretino anche da vecchio. Non indicare, non è... però, voglio dire, se tu nasci torto... Giacomino, muori torto. Ancora? Se tu nasci dritto, non è detto che muori dritto, puoi anche morire torto. Non è, secondo le esperienze. Ma se nasci torto, non puoi morire dritto! E non lo dico io, lo dice un greco, la Palissian, un greco. Ma proprio della Grecia, proprio. È nato a Rosario in Argentina. Un extracomunitario. Ma tu li accogli qua e loro non se ne fregano delle regole. Non gli interessa niente. Cioè, a casa loro fai una roba del genere. Ti taglia le mani e vai in giro così. Che... E il resto della vita. E invece qua puoi fare qualcosa. Perché nessuno rispetta più le regole. Ma non chiaro, solo perché glielo si lascia fare. Certo. Vuoi dire, noi siamo stati immigrati a nostra volta. E quando siamo andati a casa di queste persone ci siamo comportati in ben altro modo. E abbiamo fatto delle offerte che non potevano rifiutare. È morto
nel 1968. Dopo aver regalato al nostro paese capolavori di inestimabile bellezza esposti nei musei più importanti del mondo. Dopo aver inventato lo spazialismo e i famosissimi tagli nelle tele. E voi due siete due bestie. Tu poi sei nato torto e morirai testa di cazzo. È un aggravante. Sembra che ci sia una riflessione intellettuale. No, dai, non fate i cretini, dai, venite, dai, venite, no, via, dai, venite. Sembra... Ma andate qua! Oh, Aldo. Mia bella Madonnina, che te brille di lontan. Dai. Ti adora e vicinina, ti do la mia vita, so che ti sei la